Tantissima gioia, un'incontenibile voglia di divertimento ed una grande energia sono gli elementi che hanno caratterizzato la domenica pomeriggio di centinaia di bambini per la nuova edizione della Città da Giocare. Dal primo pomeriggio, Viale Gramsci e le vie limitrofe sono state prese d'assalto da intere famiglie che hanno trascorso un paio d'ore tra giochi, laboratori creativi, prove ludiche e animazioni. Un appuntamento a cielo aperto, curato da oltre 50 associazioni, nato nel 1994 e mai più abbandonato dalle amministrazioni comunali. Beh, una bella giornata, un appuntamento annuale che conclude in qualche modo le attività dell'anno scolastico, ma è sempre un bel messaggio. La Città da Giocare, dove i bambini occupano lo spazio della strada principale, consapevoli di creare anche un disagio, ma vuole essere un messaggio forte dove la persona e il bambino sono protagonisti. Presente anche una delegazione di Leone oggi a Fano. Sì, questa è una bella cosa perché Fano è sempre più internazionale e questa visita di una delegazione della città di Lione, terza città di Francia, che viene per studiare l'esperienza di Fano, città delle bambine e dei bambini. Questo ovviamente ci rende orgogliosi perché è stata una felice intuizione, un percorso importante, conosciuto veramente in tutto il mondo e come vedete vengono anche delegazioni a capire come siamo organizzati e in questi giorni seguiranno un po' di attività, le esperienze che ci sono state in questi anni e soprattutto vivono anche la città da giocare. Un messaggio culturale forte per riconfermare il diritto al gioco, come ha ricordato l'assessore Brunori. È una passeggiata di orientamento, proprio perché i bambini fanno una bella esperienza su strada, la fanno perché si appropriano degli spazi, la fanno perché imparano anche a conoscere loro stessi. Davvero, in ogni laboratorio noi esprimiamo praticamente un qualcosa di diverso e loro nel momento in cui, voglio dire, si mettono alla prova, mettono a prova spessissimo abilità che non sanno neanche di avere. Percorsi a gincana nei pressi dell'Arco d'Augusto grazie alla collaborazione della polizia locale, tiro con l'arco, lezioni di SUP, dimostrazioni di judo, scherma, partite di calcio e pallavolo, rugby, baseball, gare di scacchi e tanto altro. Presenti anche spazi per la cura dei più piccoli, memo bike in via dei Ciliegi ed immancabili momenti musicali. Che cosa hai suonato oggi? Oggi ho suonato dei duetti e Bach. E ti sei divertito? Tantissimo! Viva Fano, viva Città dei Bambini! Un divertimento per i bambini ma anche per i loro genitori che vedono i figli felici in questa giornata. Sì, esatto. Io per esempio, mio figlio l'anno scorso ha scoperto il judo, una disciplina sportiva che non aveva mai provato. L'ha trovato bella, quest'anno l'ha fatta e quest'anno adesso fa la pubblicità per gli altri. Allora, cosa hai giocato oggi? All'arco con le frecce. Ti sei divertito? Sì. E hai fatto centro? Per caso. Allora sei stato fortunato. Vero. È molto bello stare tutti insieme. Ciao.